Sulla problematica del progetto M3, credo che si sia fatta una strumentalizzazione politica abbastanza evidente, cercando di far passare un messaggio che l'amministrazione comunale, o per meglio dire l'ufficio di presidenza da me rappresentato, fosse stato omissivo per una serie di adempimenti. Io, mi sento tranquillo per quello che ho fatto, anzi ho cercato di salvare questo progetto, nonostante con mio molto rammarico ho scoperto quando è pervenuto all'ufficio di presidenza il decreto di decadenza che i termini perentori per l'associazione ARPA erano il 12 dicembre. Io la delibera sul mio tavolo arriva il 13 dicembre, quindi a termine già compiuto, perché era un termine assegnato dal Ministero all'ente associazione ARPA e quindi non si tratta di fondi destinati direttamente al Comune di Catanzaro, ma il Comune di Catanzaro era chiamato ad una compartecipazione. Dire anche che il Comune di Catanzaro non aveva spese è un po', diciamo, irrisorio, perché di fatti il Comune con questa compartecipazione, seppur anche indiretta, metteva a disposizione l'immobile. Io ho chiesto tutela e nell'interesse della collettività catanzarese che le utenze non venissero caricate solo sul comune di Catanzaro perché così era previsto nel progetto originario, ma essendo un ATS che la quota della luce, acqua e gas venisse suddivisa in parti uguali tra gli enti del progetto stesso, nonché il cofinanziamento del 10%, il progetto originario lo accollava soltanto al comune di Catanzaro, 25.000 euro, e non vedo per quale motivo. Essendoci un finanziamento di 200.000 euro da parte del Ministero, ho chiesto alla chi rappresenta l'ARPA, in sostanza che questo 10% venisse altresì suddiviso in parti uguali tra l'ATS, quindi tutto in funzione di tutela dell'amministrazione comunale, perché il primo confronto che ho avuto è stato il 13 dicembre 2016, mentre il decreto io ho scoperto che dava come termine perentorio per la stipula della convenzione il 12 dicembre. Quindi di che cosa stiamo parlando? Di un progetto che era già naufragato prima ancora che giungesse sulla mia scrivania. Ho fatto di tutto perché ho sempre ritenuto e l'ho anche dichiarato pubblicamente che era un progetto meritorio, perché dietro so che ci sono dei professionisti, ma mi sembra un pochettino azzardato quello che si sta facendo per additare delle responsabilità o imputarle alla mia persona o all'amministrazione comunale di qualsiasi natura siano. Ritengo che siano delle dichiarazioni un po' azzardate e il mio invito è di rivedere un po' le posizioni, perché la strumentalizzazione politica da parte di alcuni colleghi la posso anche accettare in un clima preelettorale, però è bene che la cittadinanza sappia come stanno le cose. Quindi la verità dei fatti la dicono i documenti e l'ufficio di presidenza è a disposizione anche oggi dell'ufficio stampa, e questa conferenza stampa vuole mettere a conoscenza la stampa in modo tale che i cittadini ne abbiano contezza di quello che è avvenuto all'interno dell'ufficio che io presiedo da 4 anni e mezzo. Penso di aver svolto il mio ruolo nella chiarezza, nella rettitudine, quindi senza che qualcuno mi possa imputare voglio dire manchevolezze, però di questo ne parleremo magari diversamente.